Perché considerando il tema, diciamo
personalmente è la limite che rappresento, diciamo, mi ha fatto da tanti anni un vero e proprio motivo di vita per noi. Nel momento in cui ci siamo resi conto, questo avveniva una ventina di anni fa, che inseguire la malattia, dando per scontato che la malattia sia ineluttabile, deve arrivare, e cercare poi noi di tappare i buchi, che questo che facevamo, abbiamo fatto e continuiamo a fare ancora, costruendo i nostri grandi ospedali, centri di eccellenza per la cura della malattia, e facciamo anche tappare i buchi. Questo è quello che facciamo. Alla faccia dei messaggi invece mediatici che spesso passano come sempre. Nei nostri ospedali, nelle TAC, nelle PET, nelle risonanze magnetiche, eccetera, ci sia la risposta a tutti i nostri pasticci. Purtroppo non ci vuole molto per chi vive poi dentro queste cose per rendersi conto che le cose non stanno assolutamente così, che è molto limitativo aspettare che le persone si ammalino per poi offrire loro possibilità di cura per quanto le più efficaci possibili, e questo è un altro piccolo parentesi. Anche quando le cose vanno bene, specialmente nel mio campo, i tumori, per cui la gente guarisce, sono guarigioni, tra virgolette, sempre, che restano per sempre, tra virgolette. Cioè sono la malattia ti segna comunque e ti segna vita, anche quando hai la fortuna di sopravvivere ad essa. E queste sono tutte considerazioni, io dico sempre che bisogna mettere nel sacco e poi fare pesare su quella bilancia, no? Qualcuno dice io, ecco, investo lì per ottenere questo. Ecco, anche il buon Veronesi vantava dei risultati della ricerca scientifica, della medicina d'avanguardia, eccetera, perché i dati di guarigione dei nostri malati negli ultimi 30 anni, 40 anni sono decisamente migliorati. Una quarantina di anni fa, quando cominciai a fare il medico, io guarivo il 20% dei tumori. Oggi siamo al 50-55%, ma il numero totale di malati, di morti per cancro è decisamente maggiore oggi rispetto ai miei. Non mi sembra un controsenso, ma in realtà so che è vero, allora chiedo scusa, non l'avevo. Posso rispondere? Mi chiedo scusa. Posso rispondere? No, ma se sono fatto per domani di servizio per agente, grazie. Ciao Nino. Nino. No, che non avevo risposto, perché cosa se non fosse era il dottore Nino di Enzo, il primario di chirurgia toracica per farsi, perché domani c'è una bella scena, una grande scenografia, ci sono Adani, che era i primi stati generali della ROP, era ROP, rete oncologica pugliese, che è una gran cosa. Se non ci metteremo 40 anni, 50 anni per fare funzionare, però intanto già è importante riuscire a far partire queste cose che in altri posti del mondo esistono e funzionano da 20-30 anni. Ecco, però in ritardo, ma cerchiamo di, diciamo, fare, facendo tesoro anche dell'esperienza altrui, di farla marciare. Ecco, al di là della scenografia che ci sarà domani con tutti i media, il mondo della politica, eccetera, eccetera, nel nostro piccolo poi vediamo di trasformare in servizi reali e concreti per la gente, perché il dramma è quello, è quello. Ecco, vediamo di utilizzare. Quindi mi chiedo scusa per questa interruzione, ma era semplicemente per questo. Allora, dicevo, sì, quindi è chiaro che nel momento in cui abbiamo cominciato a vedere che nonostante i nostri successi,
così faticosamente raggiunti sui fronti delle cure. Il fenomeno in sé, in generale, di molti morti reali, addirittura andava peggio, quindi è chiaro che, e questo ci dice in maniera semplice, che la strategia globale che noi stiamo adottando contro la malattia, in questo caso il cancro, evidentemente è prudente, nonostante noi investiamo montagne di soldi, di risorse della gente, costruiamo ospedali, noi facciamo dire di Dio, screening, non screening, abbiamo medicalizzato anche cani e gatti, eccetera, eccetera, voglio dire, il risultato finale non è che non si vuole di cambio di più rispetto a 20-30 anni fa, e ne sono tanti improvvisati. Il problema dei problemi oggi che vanifica ed annulla completamente quei risultati che sono oggettivi, non c'è dubbio, la possibilità di guarire più gente, cioè, vengono decisamente e completamente annullati quei risultati dall'esplosione dell'incidenza. L'incidenza cos'è? È purtroppo il numero di nuovi malati. Il numero di nuovi malati ogni anno. Prima ne guardavamo 20, ma se ne ammalavano 100, diciamo. Oggi è vero che ne guardiamo 50, ma se ne ammalavano 10.000. E quindi è chiaro che il conto finale è semplice a fare. Capite? Quindi è chiaro che se uno è lì a diventare l'altro che ce l'ho fatto qualche anno fa, dopo che avevo investito negli anni 70, 80 e 90 con l'allora presidente Nixon, cancellato montagne e montagne di soldi nella ricerca, nella cura del campo, l'hanno tirato la linea e hanno dovuto ammettere che il risultato non c'è questo. E cosa hanno fatto? Forse è il caso di cambiare un po' la strategia attuale. Perché oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di garantire a chi ha avuto la sfortuna di ammalarsi le migliori possibilità di cura e di guarigione. Una parte si è riuscita a guarire, un'altra parte non la si guarisce, ma lo diciamo, si cronicizza la malattia, si fa convivere con la malattia, come succede a quasi tutte le altre malattie. Tutte le altre malattie, quindi compreso, lo so, i cardiopatici, i broncopatici, i patopatici, diabetici, nessuno guarisce. Le uniche malattie, questo deve pure dire, io probabilmente tanti anni fa quando ero difficile parlare di cancro, dicevo, ma non è che il cancro è l'unica malattia oggi, oltre alle malattie infettive, che quelle sono le uniche, le malattie infettive, per cui l'uomo può guarire, se guarire vuol dire cose, se tu chiudi quello che sono, altri chiudi e poi muori per altre cose, a distanza di anni. Invece così non è, per tutte le malattie, che a parte quelle infettive, non si guarisce mai, si può vivere con la malattia. Oltre alle malattie infettive, guarda caso, proprio quella malattia che fa tanto terrore come il cancro e l'altra malattia, dove quella febbre, abbiamo detto 20% più, oggi 50% invece, la gente guarisce. Va bene? Anche se io dico, le cicatrici restano a vita, ti segnano la vita. Le cicatrici fisiche, laddove tu hai impedito, ma anche naturalmente di altro tipo, psicologico, voglio dire, sappiamo che cosa vuol dire, un'esperienza di quel tipo, di sconvolge una esistenza, saltano la porta di bocca, saltano il lavoro, salta tutto, salta un'altra esistenza. E quindi quello di tutto bisogna avere in conto. Tutte queste considerazioni per dire che cosa? Che c'è poco da essere trionfanti, perché oggi invece si cerca di enfatizzare la situazione dello stato delle cose, e la si enfatizza proprio su quel fronte delle cure,
Oggi la medicina è onnipotente, questo esce fuori da tutti i messaggi mediatici che specialmente in questo periodo quando si fanno le cose in TV, no? Le lunghe per la raccolta fondi o di Teleto o di dell'AIC, delle associazioni tutte, dipendente, guai se non ci fosse, però traspare un messaggio, no? Diciamo così, esigenza forte di dimostrare che quei fondi di frutto della generosità delle persone hanno fruttato qualcosa, si enfatizza il messaggio del risultato ottenuto su quel bambino. Ecco, questo bambino era, lo mettiamo in TV, eccetera. No? Sarebbe morto, invece, grazie alla ricerca dell'individuato, dell'affare, della cosa. Quindi la medicina che con tutto, se quel ragazzo ha la sua vita, ritorna ad essere come prima. Non è mai così, l'abbiamo appena detto. Ecco, le cose non stanno affatto così, perché voglio dire, sappiamo che il coinvolgimento sempre maggiore purtroppo delle persone da un'esperienza di malattia ha degli effetti sia individuali che sociali veramente pesanti. E quindi in America, dicevo prima, a Valvano, dove ci hanno dovuto prendere atto che quel tipo di strategia tutta improntata sulla ricerca di cure più efficaci possibili, non era possibile puntare solo su quella discussione. Non era possibile puntare solo, non parla dal punto di vista dei risultati. Nel momento in cui tu invece registri quell'esplosione dell'incidenza che inevitabilmente, diciamo, qualunque persona che non sia interessata a far passare determinati messaggi, vedremo quali sono i messaggi che purtroppo passano invece con molta facilità, cerca di ragionare e quindi concludere. Davanti al messaggio che oggi passa, che è quello di non avere paura di andare, tanto oggi la medicina è onnipotente e guarisce tutti. Nel campo poi nostro dei tumori è meglio ancora, se vuoi venire a Milano vi guardiamo sicuro, va bene? Tra l'altro è falso, perché a Milano si vuole ancora del 7-8% di cancro in più rispetto alle nostre zone. Appena 30 anni fa era il 28% in meno. Purtroppo questo ambiente virtuoso lo stiamo vanificando, l'abbiamo bruciato, e quando adesso l'abbiamo bruciato proprio quando i nostri servizi del grande loco, come dicevamo prima, sono diventati efficienti. Per dire la catena poi delle cose. Prima si moriva di meno perché è un fatto molto semplice, che con una persona di consenso si moriva di meno perché semplicemente ci si ammalava di meno, punto e basta, c'è poco da fare. Alla faccia degli ospedali, delle pecche, delle tacche, delle tutte le biologie molecolari, farmaci intelligenti, fare immunoterapia, fare immunologo, eccetera, eccetera. La città in Italia con la più bassa, la provincia in Italia con la più bassa mortalità per cancro, sapete qual è? È la da 30 anni. Ogni anno io mi telefono con un amico all'Istat e dico, ma è cambiato niente, no, non è sempre, sempre questo. E la provincia con più basso PIL, assessore. Con più basso PIL, i più poveracci del assessore. Quindi,
non c'è ospedale, non c'è screening, non c'è roba, non c'è niente. Crotone è la provincia dove la mortalità del cancro è significativamente quasi il 50% in meno rispetto a Milano, alla faccia dei super ospedali, super eccetera eccetera. Perché? È un fatto molto semplice, perché lì la gente, anche come era prima, 30-40 anni fa, la cura, la gente si ammalava di meno. L'incidenza chiama subito a ragione chi? Le cause. Perché uno deve dire, scusa, però se abbiamo un incidente, tutti si ammalano, tanti si ammalano, fasce di età fino a ieri erano state protette dalla malattia, i bambini, i tumori pediatrici erano rarissimi. Noi a scuola non li studiavamo manco perché non ce li interrogavano mai, stavano nei nostri trattati, c'erano le ultime pagine del mio corsivo sui tumori pediatrici. Oggi sono un disastro, no? È cambiato tutto. È cambiato tutto. Vabbè, il vestito di una stile, cavolo, è una cambiata forma, che era rarissima. E oggi anche invece una tecnologia di tutto diversa. E quindi, dicevo, non c'è dubbio che gli americani hanno preso atto, per esempio, già una ventina di anni fa, di questo tipo di problematiche. Allora cosa hanno fatto? Loro hanno dato quasi una calcia nel di dietro a quelli che hanno la via qualifica, che fino ad allora avevano gestito tutti gli studi scientifici americani, la sanità, diciamo, con la ricerca oncologica, gli oncologi medici, cioè quelli che intervengono sulle cure del malato, e hanno chiamato invece a responsabilità e a dirigere i grossi istituti gli epidemiologi. Epidemiologi, questa figura di medico che si occupa di statistica e di studio delle cause. Dovendo combattere l'incidenza, cioè il fatto che la gente sana a un certo punto si ritrova ammalata, il messaggio era: cerchiamo di capire perché questa gente dalla sera alla mattina si ritrova in un numero così ampio, così grave e ammalata. E allora forse tutti quei montagne di soldi investiti nella ricerca del farmaco che vi dà lo 0,01 in più rispetto a quello che c'era prima, eccetera, no? Questa è la ricerca che si è fatta e che è un farmaco che arriva sul mercato a 3-4 mila euro, cosa che avviene ora, va bene, eccetera, cerchiamo invece di investire una parte almeno di quelle risorse sul fronte delle cure, tese però alla ricerca e allo studio delle cause, non delle cure. Non so se questa è stata una sorta di rivoluzione, questo avveniva una ventina di anni fa. Molto più di quella rivoluzione rimasta sulla carta. Perché purtroppo poi anche la sanità risente, non è giusto che sia, di tutto l'andamento dei modelli di sviluppo, diciamo, culturale, socio-economico di un dato periodo, no? E oggi il 99% di tutta la ricerca è in mano all'azienda farmaceutica. Lo Stato, che prima ha giocato un ruolo importante anche dal punto di vista delle aziende, perché anche anziani come me, di questo riguarda le aziende pubbliche, fanno l'Italia, nel campo dell'oncologia proprio, era un esempio, un faro del mondo, dello scoperto farmaci che ha conservato milioni e milioni di vite umane e continuano a fare, italiani, la Scaro, quella dei vaccini, possono scomparsi tutte. Lo Stato ha abdicato a questo ruolo, diciamo così, etico, pure oltre che economico, va bene? Etico. E tutto è andato in mano alle aziende. Le aziende non hanno nessun interesse a investire una lira sul fronte dello studio delle cause. Perché
cioè studiare le cause e rimuovere le cause vuol dire ridurre il numero di varianti. E vuol dire ridurre le imprese, se faccio un altro gol. Le aziende hanno bisogno di malati, quanto più malati c'è, più le aziende di cui le aziende della Valle, della Roche, della Novartis salgono. Ogni volta che l'Istat dice il numero dei malati di tumore sta crescendo, eccetera, eccetera, le azioni salgono. Se funzionasse la ricerca e gli interventi di salute pubblica per ridurre quell'incidenza, avverrebbe una cosa opposta. Questo non per criminalizzare le aziende, che è guai se non ci fosse, perché vorrebbe dire per i nostri malati, comunque, minore possibilità di curarsi e di morire, sia chiaro. Vabbè? Occorre che bisognerebbe fare chiarezza sui ruoli che spettano alle aziende rispetto a quelle di altre istituzioni, tipo quella pubblica, che avrebbero un ruolo etico pure, oltre che economico, perché vedete, i risultati della ricerca per lo studio delle cause del cancro e l'intervento che ne consegue vuol dire salvare popolazioni, non il singolo caso, come avviene con i nostri farmaci che si porta in TV lì per esporlo. No, come esempio delle nostre bravure, ma salvare vite umane il numero enorme, le popolazioni, quando tu rimuovi una causa dal nostro ambiente che causa di malattia, vuol dire che tu hai fatto in modo che migliaia e milioni di persone non si ammalino più senza che se ne accorgano gli altri, per cui non c'è da portare il TV nessuno e a nessuno sarà detto grazie, perché nessuno se ne accorgerà per il semplice fatto che non si sono operati. Questa è la storia della medicina, la storia della medicina. Le malattie, io quando una ventina di anni fa raccontavo queste cose a quello che facevo l'esempio con le malattie infettive, qualcuno mi dava del medico. Oggi mi andate su discussione, vedo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità porta proprio con esempio l'esperienza storica delle malattie infettive, quanto più le conquiste scientifiche negli ultimi anni hanno visto che anche alla base delle malattie, la maggior parte, le cardiopatie, oltre a quelle che interessano il settore di tanto, di tumori, alla base ci sono fattori esterni che innescano la malattia e la salute. Noi per tanti anni, come è successo, per tanti decenni, secoli, come è successo per le malattie infettive, abbiamo pensato che è ancora nuovo, qualcuno nelle espressioni dice mamma mia, se la sono presa proprio con quella, che cosa ho fatto di male per, no? Per ritrovare una malata o per una famiglia con due o tre concorrenti, no? Allora, una sorta di fatalismo quasi. E allora io dico sempre i casi, Dio non c'entra nulla, il destino non c'entra nulla, anzi proprio l'altra sera era a Casarano, c'era il vescovo, disse loro fanno, si difendono quasi su quello, rispetto a questo tema, la Chiesa dice, come dire, i segni di Dio è difficile da interpretarci, no? Ecco, io dico no, assolutamente, se Dio c'è, sicuramente c'è, è incazzato Dio con noi, i disegnatori saranno ben altri, quindi nel senso che quello che c'è, l'abbiamo, non lo stiamo creando noi, quindi siamo una aberrazione, quindi è giusto che lui sia incazzato Dio con noi, voglio dire, perché di questo stiamo parlando, di destino, ma non c'entra niente, e quanto più spaviamo con la ricerca scientifica, sempre, nel 100% dei casi troviamo cause della zona, dice la terra lei, si vede di oncologia ambientale, di Pittsburgh, in Pennsylvania, sempre trovi le cause per cui quella persona si è ammalata. Cause vissute quasi sempre in maniera inconsapevole, per cui c'è un'esposizione inconsapevole.
ma nessuno si ammala per questi motivi. La sua serie è chiara, il messaggio deve essere chiaro su questo. Quindi è chiaro che noi colpevolmente siamo chiamati alla responsabilità, perché già sulle grandi conoscenze che abbiamo potremmo affrontare tutta una serie di misure, davvero, per la difesa e la salvaguardia della salute, misure sia individuali a livello di stile di vita individuale, ma anche essenzialmente a livello di interventi di salute pubblica da parte delle istituzioni. E quando io tanti anni fa mi inventai questa cosa, ma almeno allora diventava una cosa invece acquisita, quello delle malattie infettive, ricordavo questo. E poi noi per 3.000 anni l'uomo 3.000 anni ha pensato che le grandi epidemie infettive, la peste, la tubercolosi, la sifilide, la malaria, tutte le malattie infettive, le epidemie che mettevano milioni e milioni dietro le colonne dove esistono di vite umane, no? Per 3.000 anni l'uomo, compreso il Manzoni, nell'Ottocento ancora parlava del destino, di Dio, dei fati, dei flussi, delle stelle, no? Eccetera. E tanto l'uomo, in un contesto anche culturale diverso, il positivismo, eccetera, non ha cominciato a chiedersi, ma è proprio così, è proprio una condanna divina. E allora grazie anche allo sviluppo delle tecnologie, microscopia, eccetera, si è finalmente capito, alla fine dell'Ottocento, che le malattie infettive, il destino, le stelle, Dio, non ci stavano niente. E i responsabili stavano intorno a noi, che avevano nome e cognome, erano i batteri, i funghi, i virus. Migliaia di funghi, di batteri diversi, migliaia di malattie infettive diverse. A tubercolosi, un mico batterio, un mico la salmonella, e la malaria, il trasporto. E l'uomo ha cominciato a capire per come si trasmettevano, come nel nostro ambiente, e che cosa ha fatto. In questi casi a scuola si insegna ai ragazzi che per anche effettivamente l'abbiamo sconfitto gli antibiotici, che sono una delle più grandi, immense conquiste scientifiche dell'uomo, ma non è vero che la scienza sia stata sconfitta nelle tecnologie. Noi per le tecnologie puniamo i singoli casi. Se uno ha la consiglia di dare la quello, no? Se c'ha la diarrea, da quello, perché in tanti paesi del terzo e quarto mondo dove non hanno neanche il tempo per poter disporre di oggi si muore per una consiglia, si muore per una diarrea. No? Ma sono i singoli casi. Se quelle epidemie immense, va bene, la lepra, la peste, eccetera, le abbiamo sconfitte, è perché le conoscenze scientifiche che si erano acquisite sono state trasformate in atti, in interventi, va bene, di salute. Cioè io in questi casi anche un grande epidemiologo della scuola di Oxford diceva, se c'è filoso, le malattie infettive non le hanno sconfitte i medici, le hanno sconfitte i sindaci. Laddove le conoscenze scientifiche sono state messe nelle mani dei sindaci e i sindaci le hanno trasformate in interventi di salute pubblica. Che cosa? Le fornitura, i servizi igienici in casa. Tappo. Laddove questi interventi non sono stati fatti, si continua a produrre di queste stesse malattie, l'epidemia. Cioè le cause stavano lì. Nel Settecento fu un ingegnere mai di medici a Londra, sul Tamigi, che per la peste del colera che si diffondeva e milioni di persone morivano a Londra, e erano rimasti ormai in pochi, capì che qualcosa veniva dagli acque delle Tamigi, che loro bevevano. E si inventò quell'ingegnere il primo tubo per far percorrere ai liquami, agli escrementi, al liquido,
altri percorsi che non quelli da dove la gente andava bene. Le cause erano lì e quegli interventi cambiarono la storia dell'uomo. È quello che è successo a noi, viva Dio. Pochi anni fa, e quanti anni, 15 anni fa forse, a Bari, Vecchia, a Napoli, agli spagnoli, c'era ancora focolai di colera, vi ricordate? Non è un caso se certi fuori quartieri di Bari, l'epidemia di ITDI o di salmonella, eccetera, è più diffusa che non in altri quartieri. Non avvengono neanche per questo tipo di Dio, quindi è tutto noi. Quindi quando uno dice ambiente è questo, ambiente è tutto, perché poi l'ambiente non è l'aria che oggi l'ambiente, l'aria, no, è tutto, il cibo che mangiamo tutti i giorni, che produciamo nel nostro corpo, è frutto di quello ambiente. Se c'è un ambiente contaminato, è chiaro che il nostro organismo vive, si contagia. E vale per noi uomini, e sarebbe assurdo che non valesse ugualmente per le piante e per gli animali. E quindi tutti gli esseri viventi che devono vivere in un ambiente dato, naturalmente risentono della salubrità o dello stato di malattia di quell'ambiente. È sempre stato così. No? Un operaio che lavora in un ambiente contaminato si ammala, come si ammalerebbe anche il cane, se lo portasse dietro. Questi sono concetti di base che non possiamo permetterci di tutto. Gli ambientalisti usano quella parola, no? Sostenibilità, no? Che è molto abusata pure, va bene? Ma è così, dietro quella parola c'è proprio questa, l'espressione di tutta la terra, non ci possiamo permettere tutto, avere la morte piena con la morte ubriaca, no? L'ambiente è questo, c'è anche un messaggio da quello che ho visto prima, la natura ha bisogno, tu hai bisogno della natura, eccetera, no? Perché è così, e allora non c'è da meravigliarsi tanto, al di là poi delle singole, dei capelli, di quello che avviene, se vediamo sempre più intorno a noi, appunto, piante malate, e poi chiamare come vuoi, oggi la xylella, domani l'altro, eccetera, eccetera, però purtroppo è così, e lo vediamo molto molto spesso. Noi spesso curiamo altre gente, pensate sempre a quell'epidemia che ancora ora è in Africa, specialmente in una zona che conosco bene, che ci sono stati, di Ebola, ad esempio, no? Che ogni 7-8 anni, 10 anni c'è il focolaio, sì, eccetera. E poi fanno, anche senza avere né vaccini, né, perché non abbiamo nulla, non c'è farmaci, non c'è niente. Eppure il 70% della gente che sia contaminata è riuscita a sopravvivere, compresi alcuni dei nostri infermieri, medici che erano lì volontariato, grazie solo alle terapie di supporto, perché tirati fuori dal contesto e aiutati con quell'organismo a difendersi da quel virus. La gente che vive invece in un ambiente di degradare in tutti i sensi, no? E deve magari anche sottostare a uno stato di malnutrizione, eccetera, è normale che noi lo vediamo purtroppo in tanti nostri pazienti, quando arrivano i membri della malattia, defedati, eccetera, sono una di tutte le infezioni opportunistiche, guarda da caso le chiamiamo opportunistiche, no? Che trovano le condizioni favorevoli. Un ambiente contaminato, censurato, malato, è facile che
proliferino tutte le infezioni opportunistiche di questo mondo, quindi tutti gli esseri che si trovino dentro. Questo non vuol dire per fare il trasformismo delle altre, sono ragionamenti normali, che un contadino, senza, non c'è bisogno dei grandi scienziati, cioè, chiunque ha un minimo spirito di osservazione, un minimo, che oggi non c'è un po' male. Questo è vero. Io le conclude da sé, anzi io qualche volta mi faccio rabbia, ma è possibile che non ci avessi pensato a una cosa così banale, semplice, no? Mi ricordo quello che mi dicevano i nonni, quando leggo i trattati scientifici. siamo lì, no? E qui sul serio dobbiamo darci una mossa tutti, io non piace fare moralismi eccetera, invito tutti ad una riflessione, perché abbiamo problemi grossi, non tanto quelli della mia generazione, sono incazzatissimo con loro, con tutti, perché l'abbiamo combinata grossa, e quando sono con i giovani mi capita molto spesso, dico incazzatevi e tirateci qualcosa addosso e vedete che per quello che possiamo incominciamo subito a rimboccarci le maniche e a prendere i denti. Noi stiamo rischiando di, questo è una cosa molto molto grave, quello che sto per dire, questo è veramente catastrofico, però se pensate che sulla base di quello che io dico ora, 2 anni fa, uno svedese, finlandese dal nome pronunciabile, ha vinto il premio Nobel, la dice lunga di catastrofico, catastrofistico, non c'è modo. Cioè quello della la grande questione della epigenetica. La epigenetica, noi facciamo anche un mondo speciale su questo, il DNA non è il tuo destino. Che uno pensa che il DNA è tutto scritto, e poi se uno è bello tutti rinasceranno belli, eccetera, non è così. Ci sono le prove, tanto da far meditare qualcuno che non è, che il DNA si modifica e subisce le modifiche dall'ambiente. E tutte le malattie, i pazienti che per varie esposizioni professionali subiscono dei danni genetici, la cellula impazzisce, il polo del cancro e muore. Non tutti vanno così, quello è il danno minore, che per me muore serina. Peggio ancora di questa situazione così è quando la cellula produce un danno genetico, ma non tale da ucciderla quella cellula, questo è il genetico. Ti provo un danno che però tu puoi trasmetti ai tuoi figli. Capite che cosa vuol dire questo? È drammatico. Cioè vuol dire che noi rischiamo di generare una generazione, una progenie, malata, di gente malata, intermata. 2 o 3 mesi fa Riccardo Iacola alla trasmissione che fa lui, 1 ora e mezza sulla Rai 3 in prima serata, parlò della Danimarca, il problema dei problemi. In Danimarca non nascono più bambini. Di questo stiamo parlando, non nascono più bambini. No? Nel senso che c'è un problema di natalità drammatico, cosa che c'è ovunque, lì ha raggiunto vita. Parliamo della grande civiltà, della più civile al mondo, che però guarda caso è la nozione pure quella più alta mortalità del cancro, e le cause del cancro sappiamo che sono quelle che interessano le malattie cancerose, sono anche quelle che vengono di causa pure per il problema della sterilità, tumore maschile, eccetera, eccetera. Sono le stesse cause. Capite che cosa vuol dire? Che responsabilità abbiamo? Cioè io ho la responsabilità di negare un futuro ai miei nipoti, perché ai miei figli, sono già 35
ho 40 anni e non posso fare più un cazzo, scusate, perché quelli i teschi mi ha segnato già, da quello che ha avuto prima per loro. I nipoti nostri, però, voglio dire, cambia tutto. Se quello che gli lasciamo è un ambiente in cui vive, dove la vita, come la intendevamo noi, di fatto oggi diventa comincia a diventare possibile. Però tutto è rimediabile. Mi piace dare questa cosa e lascio tutto subito, perché l'ho letta e quando l'ho voluta rileggere, e poi ho chiesto pure a un amico tedesco se era vero. Mi dicono che nella valle della Nurno, che tutti a scuola abbiamo imparato, era la più contaminata, la più avvelenata parte della terra per il tipo di tutte le siderurgie del 900 al fino 800 fino a Reich, diciamo, al nazismo, tutto lì erano le aree più contaminate al mondo. Bene, dopo gli anni 35-40 sospesero quel tipo di impianti, hanno fatto le bonifiche da tedeschi. Bene, nella valle della Nurno c'è circola il vino biologico prodotto lì nella valle della Nurno. Ecco, l'uomo ha anche queste possibilità. Grazie. Ci vogliono milioni di anni per adeguarsi e metabolizzarle,
si può fare, cioè il pianeta ce la può fare, la natura ce la può fare. Noi lì che detto, per questo bisogna essere incisivi da subito, e per questo bisogna, tutto sommato, anche con altri problemi, ma purtroppo non è così facile trovare accettato questo concetto, impegnarsi molto di più da un punto di vista di bonifica ambientale e di interesse dell'ambiente, piuttosto che non esclusivamente da un punto di vista medico, proprio perché attraverso la medicina si riesce a curare un paziente alla volta, dal punto di vista ambientale se ne conosce trasversalmente 1 milione. Quindi è proprio un'incisività completamente diversa, che quasi fa perdere il senso al lavoro che fai. Comunque, allora, al di là degli aspetti tumorali e cardiovascolari e diciamo di patologie che sono notoriamente correlate con l'ambiente, ce ne sono altre che invece sono emergenti. Diciamo sono principalmente determinate da agenti chimici e ultimamente anche da agenti elettromagnetici, campi elettromagnetici. Quindi parleremo di sensibilità chimica multipla, che è una manifestazione di sintomi molto complessa e del tutto invalidante, che diciamo negli ultimi anni sta invadendo il mondo occidentale quantomeno. Di fatica cronica e fibromialgia, che sono ancora più diciamo trasversalmente ambientali, perché vanno a cavallo dall'intossicazione dai chimici alle infezioni virali, le cause che possono determinarlo, e come queste in realtà insieme partecipino. E ultimamente anche l'elettrosensibilità è data dai campi elettromagnetici, fermo restando che non è l'unica manifestazione di data dai campi elettromagnetici, cioè quella dell'elettrosensibilità al campo elettromagnetico può essere data sotto tanti aspetti. Ci sono degli studi recenti che hanno dimostrato, questi fatti a Bologna all'Istituto Ramazzini, come l'esposizione duratura per tutta la vita di topi selezionati a campi elettromagnetici tipo wifi e telefono è in grado di aumentare in modo statisticamente significativo sui cimici. Cioè è vero, succede, sono di più di quello che si chiamano di tumore, linfomi, tumori cardiaci, tumori della mammella, sia maschi che femminili. Quindi diciamo, al di là dell'elettrosensibilità che è ancora molto discussa, che i campi elettromagnetici possano avere un'incidenza negativa sulla nostra salute è determinato. Poi, siccome le ricerche sono in mano sempre più spesso a compagnie private, ci sono anche tante altre ricerche che dimostrano come in realtà siano sicuri. Il problema è che poi hanno dei bias, cioè sono degli errori proprio di partenza, di strategia, per cui magari è considerato un heavy user, cioè qualcuno che usa molto il telefono, lo usa 1 ora al giorno. Oggi è 18-16 ore l'utilizzo del telefono. L'inversione campi elettromagnetici è costante, cioè, spesso nella stessa stanza arrivano a piene tacche magari 5-6 impianti wifi, quindi insomma è molto più complesso in realtà il discorso sull'interazione umana. Ora, quello che volevo fare però è partire da dove arriviamo noi, cioè come si presentano direttamente dall'occhio del medico. E quindi partiamo da quello che viene definito come presentazione clinica, perché è difficile delle volte riuscire a risalire, cioè il fatto che vengano raccontati magari prima quali sono i tossici presenti all'elementare, poi quali sintomi possono portare, diciamo un po' fuori, perché poi nella realtà dei fatti noi abbiamo un paziente che ha una certa manifestazione e da lì dobbiamo risalire nel tempo a capire cosa l'ha determinata. Proprio per quel discorso che facevamo prima, perché se si indaga con attenzione, e non servono spesso neanche indagini molto specifiche, serve solo un attento racconto e dettagliato, serve solo tempo, si riesce a vedere che quasi sempre non è fatto. Allora, la principale che riguarda la sensibilità chimica multipla, tante volte tanti pazienti manifestano un aspetto da un punto di vista respiratorio molto particolare, e cioè hanno problemi di iperosmia e disosmia. L'iperosmia per cui sentono amplificare delle odori che normalmente sono abbastanza tenui, ma amplificare molto, per cui riescono a rintracciare delle odori molto lontani. La disosmia che cos'è invece? È una percezione alterata di questi odori. Alterata nel senso che viene percepita magari una componente chimica che normalmente non viene percepita, viene percepito come nocivo proprio un odore.
E in risposta a questo, magari si ha una continua infiammazione dell'esempio, sai, una dispnea, cioè fame d'aria, un affaticamento, la ricerca proprio di ossigeno nell'aria, che costringe magari a alzarsi se si era distesi. E spesso il broncospasmo anche, per cui si arriva a fischiare in determinati momenti. Non si riesce a buttare fuori aria, magari si riesce a prendere, ma difficilmente si riesce a buttare fuori, quello diciamo è tipicamente il quadro asmatico. E poi la tosse, sempre costante, può essere sia con produzione di muco, sia senza produzione di muco, però è incessante in presenza di alcuni agenti. Poi c'è un altro che copre a tappeto, cioè il sistema gastroenterico, praticamente il 90% delle persone sopra i 35 anni soffre di reflusso gastroesofageo, cioè quasi tutti hanno problemi di reflusso, hanno problemi di digestione, soffrono di dispersia, che sarebbe la sensazione di difficoltosa digestione, gonfiore, specialmente nel mangiare certi alimenti. Il problema della persona spesso no, il problema dell'alimento, cioè se la farina che viene utilizzata diciamo è ricca di micotossine e metalli pesanti, non è che siamo noi che reagiamo male alla farina, è la farina che è veleno. Diarrea e intolleranze alimentari e di nuovo infiammazione delle mucose che spesso colpisce proprio tutta la faringe, la gola, cioè arrivano a essere ustionati dalla punta della lingua fino dentro lo stomaco, riesce a essere descritta delle volte la percezione proprio di tutto il tratto infiammato, che normalmente non è sensibile, cioè non è che sia la percezione del sopra. Spesso, sempre direi, c'è sotto anche un interessamento del sistema nervoso. Uno che è un sintomo che sembra abbastanza chiaro e tutto sommato se ci pensate nei ricordi c'è sempre qualcuno che in qualche modo rimane intossicato e vedete che ha gli occhiali da sole. Quello è la fotofobia, che normalmente è un sintomo di tossicità, in qualche modo che si ripercuote a livello neuronale, per cui dà fastidio la luce del sole o la luce degli ambienti, per cui hanno la luce soffusa dentro casa, escono solo con gli occhiali da sole, molto coperti perché percepiscono la nocività della luce ultravioletta, anche dello specchio visibile, no? Comunque sia, un effetto nocivo normalmente non c'è. Mal di testa, difficoltà di concentrazione, memoria breve termine che vacilla, ci si ricorda bene magari eventi lontani, non si ricorda niente di quello che è successo vicino. La dolorabilità diffusa. Spesso ci sono dei pazienti che si presentano con dei dolori che coprono tutta la superficie del corpo e vengono scatenati proprio in momenti particolari, magari a volte invece sono presenti durante tutto il giorno. Anche la difficoltà nel mantenere una postura, la difficoltà di equilibrio, il tremore, sono tutti segni che possono essere in qualche modo iniziali. Ora, non è normale che intorno ai 50-60 anni si sia affetti da questo, cioè intorno ai 50-60 anni, per quanto ci possa sentire magari, non si è anziani, cioè bisognerebbe essere ancora in piena salute. Quindi se in qualche modo ci sono dei sintomi che sono presenti durante tutto l'arco della giornata o comunque a lungo durante l'anno, c'è di norma sempre una causa che indagando può essere scoperta. Poi ci sono dei problemi dal punto di vista energetico, per cui spesso, sempre più spesso e sempre più giovani in realtà, c'è la difficoltà di risveglio al mattino. Ora, in adolescenza è anche abbastanza normale. Più avanti no, cioè da 20 in poi la cosa dovrebbe stabilizzare in qualche modo, per cui la mattina bisognerebbe avere parecchia energia. Ora, ci sono dei fenomeni legati alla circadianità degli ormoni, per cui in qualche modo siamo 2-3 ore oltre quello che normalmente è il flusso ormonale di sveglia, cioè dovrebbe essere fatti per svegliarsi alle 5 e andare a dormire verso le 9, un buio. Tant'è che la sveglia alle 5 non è sempre ben tollerata, cioè ci si sveglia immediatamente quando sono alla sveglia alle 5, mentre alle 7 più facilmente si fanno rinvii continui, perché ci sono una serie di ormoni circolanti che più facilmente fanno svegliare il sistema, cioè per l'adrenalina. Rigidità, dolori campiformi,
queste sono altre manifestazioni che spesso vengono ricordate e spesso questo insieme di disturbi viene visto come a specifico stress psicosomatico, è una situazione un po' difficile. Allora, troppo spesso viene un po' così toccato piano il discorso, si rimane sopra, si rimane distanti, si attribuisce magari a colpe solamente psicologiche, eccetera, non si va a fondo realmente perché se non ci sia una causa ambientale possa avvenire qualcosa del genere. Molto spesso ci sono una serie di disturbi che sono anche facili da vedere, tipo il fenomeno di Raynaud, i geloni. Penso metà delle donne oltre i 40-50 anni soffrono, mani fredde, piedi freddi, non è normale, cioè è una condizione in qualche modo, può essere precoce o autologa. Se si interviene e si lavora in qualche modo per migliorarla, si riesce a risolvere un problema che poi dopo diventa sempre più sistemico, cioè una prima localizzazione di un problema che in qualche modo già si sta manifestando. Quello sotto si vede un po' male, diciamo, per vedere la luce, ma è il reno classico, per cui c'è una parte quasi schemica, quella delle punte delle dita con una questione di vaso spasmo. Oppure reazioni enzematose, piccoli red dot, piccoli punti rossi che compaiono di nuovo attorno ai 50 anni, 40-50 anni, sono rossolino, prima non c'erano, o piccoli punti, diciamo, vasculitici. Da un punto di vista cardiocircolatorio poi ci sono delle vere e proprie epidemie, quindi l'aritmia che praticamente colpisce la maggior parte degli individui che lavorano in ufficio, cioè quasi tutti hanno delle palpitazioni, molte sono pure, ora alcune sono legate anche strettamente al discorso gastroenterico che dicevamo prima a causa del flusso, tante altre possono essere determinate magari da un ambiente stressato. Gli stressor psicologici sono comunque reali, non è che hanno un valore inferiore rispetto a quelli ambientali, ma troppo spesso magari ci sono 10 stampanti dentro la stessa stanza, sono fonti tossiche, troppo spesso si è, magari si porta il telefonino aperto tutto il giorno, è campo elettromagnetico costantemente accanto al cuore proprio. Ipertensione, che nella maggior parte dei casi è considerata primitiva, primaria, idiopatica, cioè sine causa, senza causa scoperta, per cui aumenta la pressione semplicemente perché aumenta la pressione. Oppure in generale c'è un irrigidimento dei vasi, senza però andare a indagare il motivo eventuale. Ora col fumo di sigaretta magari è molto chiaro ormai, ma possibile sia solo il fumo di sigaretta negli altri casi che non c'è effettivamente una causa? È un discorso da subito che fa. Ora, la cosa interessante è quando è che si manifestano questi sintomi. Ora, nel mio reparto, insomma, da me particolarmente, molto spesso vengono riferiti magari in una sala d'aspetto perché ci sono diversi profumi in quella stanza, oppure perché il detersivo è stato usato da fastidio, oppure mentre si fanno le pulizie, oppure dopo che si è passata la persona alla gente delle pulizie. Ci sono tantissime persone, specialmente quelle che lavorano in questo campo, in questo senso le donne lo sanno di più perché i maschi difficilmente lasciano la pulizia a casa, almeno fino ai 30-35, è proprio raro, che magari iniziano a avere difficoltà, sanno benissimo che la candeggina non la possono usare, l'acido gli dà fastidio, tutta una serie di odori hanno proprio un'irritazione delle vie aeree che sentono, è tangibile, se devono andare ad aprire le porte e finestre. Oppure sul luogo di lavoro, nel traffico, oppure in seguito all'assunzione di determinati farmaci. Ci sono tante volte alcune reazioni che nascono dopo aver preso certi farmaci. Ora, qual è il punto? E noi dall'altro lato quello che vediamo è come se ci mettessimo in un luogo molto buio a osservare il cielo, cioè ci sono un'infinità di stelle, però se in qualche modo riusciamo a riconoscerne alcune fisse, alcuni puntini, riusciamo a tirare fuori una costellazione. Cioè in qualche modo dobbiamo essere in grado di ricondurre e collegare tra di loro queste manifestazioni, possibile che la stessa persona abbia la vasculite, abbia un'ipertensione, abbia un'irritazione delle vie aeree, abbia il flusso gastrico sopraggiunto, cioè 15 patologie nella stessa persona e non la consideriamo come un unico problema.
Cioè, è possibile che dobbiamo smontare la costruzione del campo, cose di 18 componenti diverse in qualche modo danneggiate, e non che magari è proprio lo stesso individuo avere un problema. E diciamo che in questo momento non stiamo neanche prendendo in considerazione l'aspetto cruciale che è, ad esempio, l'interazione con l'ambiente interno, cioè con il microbiota intestinale. Cioè, già oggi, che è un po' d'avanguardia come termine, diciamo che considerare l'essere umano senza i batteri all'interno dell'intestino è come considerare la mano staccata dal corpo. Cioè, la maggior parte dell'anabolismo dei farmaci, degli alimenti, il sistema immunitario dovrebbe avere competenza, è grazie ai batteri che in qualche modo popolano tutta la nostra superficie interna e esterna. Per cui, diciamo, il concetto che adesso prende più piede è di olobioma, cioè il considerare l'essere vivente nel completo con i suoi batteri che si portano dietro. E non so perché. Cioè, l'essere umano senza sopravvive solo dentro nell'ossigeno. Ora, se andiamo a dire così, ci rendiamo conto che alcuni sintomi in realtà molto frequentemente si accompagnano. E viene fuori lì la definizione di sensibilità chimica multipla. Diciamo, la definizione finale arriva però sotto il 1987 ad opera di Gallen, ma già dall'Ottocento, cioè dall'esordio dell'era industriale, in qualche modo ci si è resi conto che alcuni operatori subivano l'inquinamento a causa dell'esposizione quotidiana a certi tossici presenti all'ambiente. Non so se avete mai visto il film del giorno di, ad esempio, scavo di petrolio, eccetera, eccetera. Non so se ricordate per la morte per quella. E comunque, cos'è la sensibilità chimica multipla? È una sindrome acquisita, immunoneurotossica, e diciamo la sua manifestazione è sempre complessa. Complessa significa che ci sono più apparati dopamini nello stesso momento, di cui uno è sempre presente, che è il sistema nervoso centrale, cioè sempre c'è una difficoltà, un mal di testa, oppure un'infiammazione intensa, dolorabilità, nausea, capogiro, fotofobia, appunto. E insieme a questo c'è spesso colpito, ad esempio, l'apparato respiratorio, per cui l'inalazione di qualcosa determina subito mal di testa, difficoltà di concentrazione, perdita di equilibrio, asma, tosse, fagaria. Questo, diciamo, è il quadro tipico, insomma. E quando è che succede questo? Con l'inalazione di questa sostanza a concentrazioni bassissime, cioè molto inferiori a quelle che un'altra persona sana sarebbe in grado di diventare la stessa sintomatologia. Ora, qual è la patogenesi? La patogenesi significa perché succede questo? Cioè, qual è il percorso fisiologico, biologico che la determina? Diciamo, è un ambito medico piuttosto complesso. Comunque, in generale, ci sono i radicali liberi, che sono gli agenti che invecchiano la cellula e che la danneggiano, che sono come fossero dei proiettili, cioè se usati nel modo giusto ammazzano i batteri nocivi, cioè li utilizzano lo stesso sistema nostro di difesa. Se sono liberi di circolare, ammazzano la cellula, che reagisce questo sistema di radicali con una serie di ormoni o mediatori che vengono rilasciati normalmente dal sistema nervoso o comunque in circolo. Quindi che succede? Io inalo una certa sostanza, ho un'iperattività per cui rilascio certe sostanze e queste reagiscono a loro volta con i radicali liberi che sono arrivati all'infiammazione e peggiorano il quadro e si innesca, diciamo, un meccanismo che si automantiene a circolo in qualche modo. Poi c'è un discorso che quando si vede che è un otorinolaringoiatico completamente, cioè questo tipo di infiammazione perpetua a livello del rinofaringe e delle mucose, insomma, respiratorie, crea, cioè, appunto, delle fissurazioni nella mucosa proprio e un'alterazione della citologia, cioè di quelle cellule che la popolano, che la costituiscono. E succede che queste fissurazioni espongono le determinazioni nervose, specialmente il trigemino. E quindi il legame, il contatto con delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente a quel punto arriva direttamente al trigemino, ovviamente non dolore, per questo è un'escalazione dolorosa, una sensazione. Il trigemino è quella della sensibilità, diciamo, alla parte facciale, quindi la sensazione di freddo delle gomme, quando a masticare, diciamo, il freddo è il legame con, ad esempio, tramite il trigemino, il mal di denti e l'infiammazione di un ramo del trigemino, per esempio. Quindi che succede? Immaginate lo stesso discorso, solo determinato dal contatto con un chimico, cioè se un batterio che sta a scavare arriva a infiammare il nervo
è l'inalazione di una sostanza e porta la stessa cosa. Ed è classificata, cioè la regola di spesso non è riconosciuta, ma esiste, è nel CD10 che sarebbe dove noi troviamo la malattia, cioè un medico dove che dice questa malattia esiste, sì, no, questo è scritto là, nel CD10. Poi c'è la sindrome della fatica cronica, che spesso troviamo correlata con la fibromialgia, cioè sono due patologie diciamo diverse da un punto di vista di catalogazione, però in qualche modo è difficile che non siano presenti nello stesso momento. Cioè la fatica cronica è proprio un'intensa astenia, alla fine vi svegliate siete già stanchi, fate due passi siete di nuovo stanchi. Per riprendere un impegno banale ci mettete 4 giorni, 5 giorni, dalla giornata del lavoro. L'esposizione alla sostanza fa sì che dovete stare una settimana a casa per riprendervi. Questo è grosso modo il quadro di un paziente grave che soffre di questa patologia. Oppure al di là di questo ho la durabilità, per cui la sostanza è un dolore che bruciano pure si arrivano alle dita, ai piedi, alle articolazioni, colpiscono tutto, scendono letto, mi fanno già male i piedi, i caviglie, sono rigido, bloccato, non riesco a muovere il collo, come fanno male, per non farlo molto peggio. E diciamo ci sono degli eventi sia effettivi che li determinano, perché ci sono i virus della famiglia Herpes, essenzialmente sono quelli che determinano il nostro quadro, quindi la mononucleosi, il citomegalovirus, tanti di questi sono quelli che magari che danno conoscono perché devono evitare di gravidanza, l'herpes, il virus della varicella, sono tutti virus che tendono a rimanere in latenza, cioè comunque sia non riusciamo del tutto a eliminarli. Rimangono in qualche modo interferiscono la nostra normale fisiologia, la nostra normale produzione di benzina carburante nell'organismo si chiama ATP per gli esseri viventi. E poi c'è la retrosensibilità, cioè l'esposizione a certi campi elettromagnetici determina mal di testa, dolore, irritazione cutanea, lacrimazione, difficoltà di concentrazione. Ora, questo diciamo, ci sono due posizioni dal punto di vista generale scientifico, cioè c'è una posizione diciamo, più conservativa per cui riconosce il danno elettromagnetico solamente il danno termico, cioè il campo elettromagnetico ha diciamo, è un'onda, questo danno ha una frequenza, una lunghezza d'onda, un'intensità tali che mi urtano proprio contro le mie cellule e le infiammano, tanto che le scaldano, quindi danno termico. Che succede? Che in realtà non è l'unico danno possibile, o quantomeno inizia finalmente a uscire anche, iniziano a uscire dei dati a supporto di questo, e cioè che i campi elettromagnetici in qualche modo hanno anche l'abilità di arrivare fino al DNA, non si fermano al trauma contro la cute o contro il nervo, arrivano a modificare l'espressione genica, proprio secondo quei meccanismi epigenetici che stavamo dicendo prima. Cioè il luogo in cui siamo immersi in qualche modo, sia dal punto di vista chimico, sia dal punto di vista elettromagnetico, incide sul nostro comportamento, sulla nostra evoluzione, riproduzione e possibilità di sopravvivenza. E in questo potenti annoenze dobbiamo introdurre anche gli campi elettromagnetici. Anche perché in tutto questo sono quelli che sono in massima espansione adesso, cioè l'azienda al mondo più fatturato è di telecomunicazioni. Sono previsti il lancio, è previsto il lancio in orbita di circa 11.000 satelliti per le telecomunicazioni per coprire con il wifi pure la foresta amazzonica. Ora la domanda è che ci facciamo con tutto questo campo? Cioè tutte queste informazioni che possono viaggiare sono utili? La cosa più triste è che nella maggior parte dei casi servono a trasferire pubblicità. Perché in realtà l'internet a 56K non è che desse tanto tante meno informazioni di quelle di oggi, cioè il contenuto poi è sempre lo stesso, cioè l'unica cosa che sono utili è farmi caricare prima il video della pubblicità che deve aprire poi il contenuto che stanno cercando, che spesso si legge, siccome va letto saranno 5 kilobyte di informazione che devi cercare tu e prima devo passare un giga di video che fate con la macchina, e nel frattempo tutto ciò fa sì che te o tuo parente tanto vuoi, cioè questo è si sta costituendo adesso. Che succede? Che queste situazioni sono dissociate? No, questa è un'esperienza che abbiamo fatto
il professor Cinoresi, che è stato il mio maestro, oggi non c'è più, ma senza il quale non sarei qua a parlare, e che abbiamo trovato nel centro di riferimento regionale della sensibilità chimica che c'era, poi di Umberto Primo fino a qualche anno fa, poi è stato sostituito il Cinoresi con un'allergologa che ha un approccio un po' più classico, è la razza di riconoscere la sensibilità chimica, continuando a usare il centro di riferimento. Nel frattempo eravamo riusciti a visitare un po' di persone, che cosa ci siamo resi conto? Che la maggior parte delle persone in realtà manifestavano una combina di questi sintomi, per cui avevano sia sensibilità chimica motiva sia micromialgia. Gli elettrosensibili, esclusivamente gli elettrosensibili, abbiamo visto uno, la maggior parte dei casi avevano sia manifestazioni di intolleranze chimici, sia di studio dal punto di vista neurologico più complesso, cioè di tipo fatica cronica, che poi è una patologia infiammatoria immunitaria immunologica. E quindi l'80% di più caso era posto dalla sensibilità chimica utile alla fibromialgia, fatica cronica. Ora, quanti sono i malati in Italia con sensibilità chimica multipla? No, nel 2010 è stato fatto un censimento a cui partecipa circa l'1% dei medici del sistema sanitario nazionale, medici di famiglia, e sono circa 16.000 in Italia, quelli trovati, come la statistica insomma relativa. Però non sono pochi, cioè questo è una malattia rara, 16.000 persone, è l'intera popolazione del paese, di provincia. E di questi circa 2 a 1 sono donne, cioè 2 donne per un uomo. Nella nostra statistica su 487 pazienti che abbiamo visto, il rapporto è invece 5,4 a 1 donne su uomini, cioè però tante più le donne, uomini erano quasi tali. Ora, la provenienza dalle varie regioni, diciamo, nel nostro centro chiaramente la maggior parte del Lazio, e poi alcuni anche per passare la parola arrivavano magari in nuclei da certe aree, eccetera. Nel sistema nazionale, diciamo, le aree adesso sono un po' sfocate, però le aree più colpite a volte sono anche inaspettate, cioè da un punto di vista regionale, perché c'è una tantissima più Sardegna, non si vede che sia un luogo tutto sommato più pulito, no? E è circa 1.100 dalla Puglia. Ora arriviamo al discorso dell'epigenetica, cioè come riusciamo a misurare l'impatto che ha l'ambiente sull'essere vivente, cioè andiamo a ricercare in qualche modo le tracce di questo legame, di questo connubio uomo-ambiente, e cerchiamo dal punto di vista tossico, cioè vediamo se ci sono delle cause ambientali dimostrabili che possano determinare questo quadro che abbiamo raccontato prima. E quindi ci siamo andati a interrogare su quale è la prova attaccata al DNA, cioè il DNA che è appunto, diciamo, si esprime poi la cellula, dove c'è il progetto di quello che siamo, in qualche modo riesce ad arrivare fino là l'interazione con il mondo circostante, con i nemici. Sì, ci sono queste sostanze, si chiama DNA ADAS, questo è un test, cioè del doppio DNA, uno va a cercare le sostanze, sono legate covalentemente, che in chimica è come forte, proprio legate a DCR, sul DNA nostro. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato nickel, mercurio, alluminio, rame, bisfenolo, dimeticone, fenossietanolo. Abbiamo trovato una varietà di sostanze, alcune sono inquinanti proprie, magari arrivano dalle amalgame dentarie, oppure possono arrivare dall'alimentazione, tipo il mercurio. Altri sono presenti magari per colpa degli inceneritori, tipo il cadmio e il piombo, o quindi del traffico o inceneritori. Le diossine, l'incendio grosso modo delle plastiche bagnate. Il bisfenolo A è presente nella carta termica degli scontrini o nel biglietto dell'autobus con la carta termica. I parabeni sono presenti dentro una marea di prodotti per l'estetica, cosmetica, e danno la sensazione vellutata sulla pelle perché si infilano, diciamo, nel biofilm cellulare, cioè nella membrana cellulare, che rendono più fluida in qualche modo, quindi ha una sensazione di pelle vellutata, perché poi sono tossici loro, che se no non puoi accettare di danno. Cioè, il dimeticone si ricorda sempre, chi legge le etichette dei cosmetici lo sa, è sempre per esempio i capelli, perché si conficca nel capello, che è un po', diciamo, fatto di una palma, no? E quindi lo rende un po' più lucente e cicciotto, in qualche modo,
solo che poi come esce quello che è danneggiato di prima, nel frattempo non quella nel DNA. E altri arrivano invece dal metabolismo cellulare, tipo le mani di Adepi, cioè quando ad esempio l'effetto tossico dell'alcol, cioè mal di testa, stronza, eccetera, l'effetto delle mani di Adepi che sono tossiche, e in generale il meccanismo di riparazione da infiammazione e tossici, anche insomma prodotti dall'essere umano, sostanze di scarto, può arrivare qua. Quindi non è una risposta, è l'esito dello stato infiammatorio. E spesso, questo viene cercato di infocire, spesso queste sostanze, oltre ad essere tossiche, vengono pure legate in punti importanti del DNA cellulare, tipo superossido di lipasi, acidi CoA, P53, tutta una serie di o enzimi, cioè segmenti genici codificati per enzimi che ci proteggono da radicali liberi tumori, per farla. Poi siamo andati a cercare metalli. Ora, dove cerchiamo metalli? Diciamo, ci sono delle proteine che circolano normalmente, che si chiamano metalloproteine o metalloprotease, insomma, che legano rame e zinco in proporzioni 9, 60% rame e 40% zinco. Se ci sono altri metalli, si legano a queste proteine, oltre ad essere liberi di nozze. E normalmente non ci dovrebbe essere questo punto. Il fatto che vi troviamo c'è un problema, non è un discorso tanto quantitativo, perché non ci dovrebbe essere. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato legato molto più spesso più di un metallo, cioè fino a 3. Per cui, ad esempio, su 200, su 187 persone abbiamo fatto questo test, ne abbiamo trovato 110 con più di 3 sostanze legate. La maggior parte delle volte lo zinco è quello che viene scalzato, e abbiamo trovato alluminio, nichel, mercurio, cromo esavalente, stagno, cobalto, vanadio, di tutto. E diciamo le origini sono interne, insieme anche spesso a interventi, quindi interventi odontoiali, diciamo, alveoli, impianti, interventi protesici, quindi metalli magari vengono erosi per processi infiammatori che si instaurano verso la protesi dell'anca, interno della spalla, chiodo dell'omero, insomma tutta una serie di cose. Spesso magari il paziente ha anche il fastidio che lo avverte, però viene trascurata la cosa. E nel frattempo che succede? Che il meccanismo infiammatorio erode la zona e mette 5 metalli. Nel frattempo però possono dare sintomi generali, in cui andare a livello del sistema nervoso centrale, determinare quantomeno depressione. Cioè, il minimo è quello. Poi, visto che erano molto stanchi alcuni, abbiamo detto, andiamo a vedere se c'è carburante, cioè che è l'ATP, quindi c'era un profilo, diciamo, di ricerca che si chiama Chronic Fatigue Syndrome, per esempio, la prima cosa che profile, andiamo a fare un profilo di quelli che sono gli agenti che ci dicono come è lo stato energetico di quella persona. E siamo riusciti a trovare che effettivamente c'era una percezione psichiatrica, perché la maggior parte di questi pazienti poi arrivano a noi in decima battuta, dopo aver fatto 18.000 giri per tutta Italia, essendo passati pure per Milano, Verona, Pisa, in tutta Italia, arrivano da noi con la diagnosi, diciamo, passiva. Per cui l'ultimo stadio era disturbo bipolare o depressivo, eccetera, e psicoterapia farmacologica. Però non migliorava, non migliorava solamente. No. Quindi, se andate a vedere, ma sono stanchi perché sono solo depressi? No, non c'è benzina, non c'è ATP, non c'è la riconversione adeguata della ATP in ATP, c'è la diffusione dei problemi utili dei processi energetici, c'è la ridotta attività della superazione di sbulasi, che è un disintossicante. Poi siamo andati a ricercare, vediamo se c'è una reazione, possiamo misurarla, sì, abbiamo fatto il test di sensibilità di linfociti, abbiamo visto che la maggior parte dei pazienti reagivano i linfociti messi in contatto con quelle sostanze che avevano trovato poi le proteine o addotte al DNA, cioè effettivamente queste sostanze arrivano lì, una volta che sono arrivate lì vengono riconosciute come tossiche, dato che il sistema immunitario le aggredisce quando sono batterico, però queste sostanze sono presenti in tutto l'ambiente, per cui magari
lì in autostrada c'è una versione comunitaria importante per il momento, per questo male. E poi la cosa interessante è che spesso l'introduzione di un campo elettromagnetico a bassa intensità tipo Wi-Fi faceva sì che alcuni linfociti che non reagivano in modo franco lo facessero. Quindi il campo elettromagnetico in qualche modo incide e fa sì che aumenti la reattività nei confronti di queste sostanze. Quindi invece ora effettivamente è un quadro sintomatologico. Magari nato da altro problema. L'altro modo per misurare i metalli pesanti è il test sul capello o per non fa venire sul capello del pubblico, secondo che sia tutto il capello non è fatto. E lì spesso abbiamo trovato mercurio, carbonio, piombo, proprio le stesse sostanze andavano a cercare anche a livello ematico, perché si accumulano, cioè si fanno test tossicologici sul capello di 9 anni, allo stesso modo si possono fare degli esami per vedere quale sostanza tossica accumulata. Da lì si andrà a vedere il discorso genetico. Cioè, questa è la interazione ambiente-uomo. Andiamo a vedere come nasce il progetto dell'essere umano di per sé. Allora, normalmente ci sono due fasi. Una prima fase di disintossicazione, in cui arriva una sostanza impacchettata, cioè tipo arriva Amazon a casa del pacco, quello viene aperto e metabolizzato e scomposto in tanti altri piccoli pezzi. Poi c'è una fase 2 in cui questi vari pezzi vengono legati a degli elementi per essere eliminati, per cui per essere eliminati principalmente attraverso il respiro, attraverso le feci, le urine e la sudorazione. Che succede? Che abbiamo trovato che la maggior parte dei pazienti hanno anche delle difficoltà però dal punto di vista genetico sia in fase 1 che in fase 2, cioè spesso perché hanno una reazione verso i farmaci, perché se andiamo a vedere quegli enzimi che metabolizzano i farmaci erano troppo lenti, per cui un farmaco è così esitato molto di più e quindi è un rischio effetto collaterale, oppure non troppo veloce, quindi da un farmaco praticamente non è effetto. Ora che succede? Che se la fase 1 è lenta, quindi quel farmaco io ne do tanto e rimane tanto in circolo, e la fase 2 pure è lenta, quel prete rimane tanto, per metabolizzarlo ci metto tanto, per eliminarlo ci metto tanto, e vale rifarmi ci vuole per altre sostanze tossiche. Quindi tendo ad accumulare questa sostanza. L'altro problema è quando la fase 1 invece è molto veloce. Io ho comunque molto efficiente nel metabolizzare la prima parte, per cui io prendo la nuova farmacologica, quello la rompe subito e come se non gli avessi data, e ho segnalato un quarto. Dopodiché con tutto quello che ho accumulato, la seconda fase 2 magari è lenta, e quindi tutto quello che ho accumulato rimane là, mi fa un'azione tossica, mi dà effetti collaterali, non ho l'azione del farmaco, cioè di andare è complesso un gioco. Nel bilancio, diciamo, capire perché il farmaco non fa effetto su una certa persona. E di norma il motivo per cui il farmaco non fa effetto è parallelo, è lo stesso per cui quella persona si è tossicata di ambientale. Cioè il farmaco è una volta esogena che va metabolizzata con dei tossici ambientali. Poi nel dettaglio non vi spiego perché è tosta, però posso dirvi come, cioè dov'è che queste sostanze sono presenti. Allora, com'è che l'ambiente interagisce con l'essere umano? La prima cosa ovviamente è attraverso il respiro, questo dal punto di vista, diciamo, di indirizzo così, psicologico di tutti, no? L'aria che respiriamo, quindi il fumo di sigaretta, l'inquinamento dai inceneritori. Il combusto che arriva dai freni, dalle frizioni, perché questi inquinanti non sono solo degli ultimi tempi, cioè le frizioni fino a poco tempo fa erano amianti. Dopodiché l'acqua che bevo, per cui se le falde acquifere sono inquinate perché intorno vengono utilizzati pesticidi senza tregua, perché devo massimizzare la raccolta delle olive o delle nocciole o quello che è, per cui mi ritrovo una vera assenza all'acqua, quello poi me lo ripeto, è un effetto tossico. E poi la cosa più importante è attraverso il cibo, perché poi in realtà la superficie con cui più comunichiamo con l'esterno è la superficie interna. Cioè l'apparato digerente dalla bocca fino all'anno sono circa 300 metri quadri di superficie assorbente. 300 metri quadri è un campo da basket. Rispetto alla cute è molto superiore, rispetto anche alle membrane respiratorie. Cioè il punto in cui più scambio con l'esterno è proprio l'intestino.
Quindi quello che manca è fondamentale, lo ingerisco. E quindi che succede? Se io esci di Grande Italia, tendono ad occupare da pesanti. Poi adesso, e questo è negli ultimi anni, si scopre che sono anche tossicità microplastiche, perché finiscono in acqua e si macina la plastica, no? Cioè, non viene riciclata in modo adeguato, finisce male, o perché c'è una puntata, o perché sfaldamento dei sintetici dal lavaggio, o... e lì piano piano strusciando l'effetto delle onde, del sole, dell'acqua salata, eccetera, le plastiche si perdono, si disperdono, vanno nell'ambiente, chi ci vive dentro e assimila. Poi chi me lo mangia è un tosso io. E diciamo, la parola è biomagnificazione, cioè la, io riverso il mercurio attraverso un'industria nel mare e quello diciamo è organico, poi le alghe lo rendono organico, i batteri mangiano tante alghe e si accumulano, il krill mangia quei batteri e quelle alghe e accumula quindi di più ancora, poi il pesce mangia tanto krill e quindi si accumula ancora di più, poi arriva il pesce gigante che dura 60 anni ha mangiato una marea di mercurio in proporzione a quanto ce n'è dentro un'alga. E questa è la biomagnificazione, cioè il meccanismo attraverso il quale nella biologia del sistema va a formularsi ad esempio dalla salute. Poi ci sono gli impianti odontoiatrici, ora questi diciamo le alghe fortunatamente in qualche modo stanno rallentando a essere utilizzate, però considerate che oggi è vietato l'utilizzo solo per i bambini e per le donne incinta. Il problema è che i metalli se ce l'ha già in bocca la donna è rimane incinta e non si prima. Saranno tossici per il bambino, per il nascituro. E, chiaramente non vanno rimosse quando sei incinta, però il punto è riuscire ad arrivare a modificare il momento del concepimento, perché ormai il concepimento è quasi medicalizzato. No? Cioè l'arco di 50 anni probabilmente saranno di più quelli nati in proietà e non quelli nati per parto naturale, come oggi sono tutti quelli nati in ospedale e non nati in casa. 50 anni fa era il contrario. Ma visto che i figli di grosso modo il concepimento viene programmato tra i 35 e i 38, è già difficile. Per di più ci sono tante sostanze nel frattempo rendono ancora più difficoltosa questa strada, è normale che poi nascano ancora più problemi per il bambino. E poi ci sono i tatuaggi, che oggi sono epidemici, e quelli sono a base di metalli di colorazione. Il nero principalmente ce l'hanno tutti, il rosso c'è il cromo, rosso e giallo sono più tossici in generale, infatti spesso ci sono reazioni proprio fumose verso questi colori. E poi vari interventi protesici. No, queste sono le anche se vi scordate tutto, questi sono i concetti, sono due cose a cui bisogna fare attenzione. E tendenzialmente sono il cibo, le esposizioni di alogeni, cioè dovuti agli interventi di medicina, le esposizioni dentro casa e fuori casa, cioè l'ambiente indoor purtroppo è l'idea che l'ambiente in qualche modo è una cosa da cui che va combattuto, per cui casa va trattata come fosse il campo di battaglia con dei disinfettanti industriali, e per cui anche la macchia deve essere cancellata. L'aria indoor è più inquinata dell'aria outdoor, nonostante si dica che è rimasta inquinata. Però dentro casa ci sono tante delle sostanze chimiche, dalla mobilia, ai tessuti, alla formaldeide che si stacca dai mobili, alle vernici, ai prodotti che utilizzo io per pulire l'aria, poi l'aria dentro casa esce quella fuori, per cui oggi sono tutti allergici, adesso non è anche stato fuori. E quindi vale sia l'ambiente fuori che l'ambiente interno a casa, per cui bisogna pulire casa, no, naturale, sia un po' cioè bicarbonato, aceto, acqua ossigenata, sono metodi più che sufficienti per determinare anche un ambiente asettico, è come una sala di luce, praticamente devo disinfettare. E qual è la posizione lavorativa? Biomagnificazione, perché possiamo ricordare il perché di dare pesce anche per la terra. Ora, la terapia è molto complessa perché chiaramente se c'è un'esposizione diretta bisogna risalire alla causa, poi lì è il discorso tra lotta del medico e lotta ambientale. Cioè io posso lavorare come medico dando una marea di antiossidanti, chelanti, ma poi se do troppi chelanti elimino anche le sostanze benefiche, se
se do tanti ossidanti, antiossidanti in ogni caso non riesco a contrastare quello che è un continuo accumulo ambientale, cioè se l'ambiente lavorativo rimane sempre lo stesso, non ne esci. Se rimane esattamente lo stesso posto in cui si è sviluppato la patologia, questo dice la gente poca, perché è nato un posto più animato, per ridurre i termini insomma chiari, se non cambia niente, solo con la medicina non si risolve niente. Cioè, bisogna cambiare il modo di mangiare, accettare che poi qua tutto sommato c'è un ambiente più fertile, perché ancora si cucina a casa, però diciamo l'ottica futura è di mangiare cibi precotti e cucinare qualcun altro, un po' di sostanze nutritive. E se non si risolve il problema alla radice, tutto quello che si può fare è sempre solo rincorrere il problema. Quindi diciamo che tutte le energie che possono essere dal punto di vista nostro medico è quello di cercare di inquadrare qual è il problema e guidare la persona nell'eliminazione radicale della causa, o quantomeno nel riuscire a tamponare gli effetti negativi che ha determinato. Quello che bisogna fare dal punto di vista di popolazione è lottare non tanto per la conservazione ad esempio di un posto di lavoro, ma per la salute ambientale. Cioè il discorso ad esempio che è successo per l'ILVA, la manifestazione per il mantenimento dell'apertura della centrale. Il punto è riuscire a lottare per avere sì il posto di lavoro nelle condizioni che consentono di sopravvivere le due generazioni, e per lavorare oggi non può essere una scusa il fatto che si perdono soldi o posti di lavoro, perché il sistema economico non ti concede di lavorare per il futuro della tua specie. E poi purtroppo, siccome siamo quelli che più riescono a incidere sull'ambiente, a presto ci portiamo tutti gli altri. Cioè siamo, se il pianeta è una nave, noi siamo il capitano, insomma. E non possiamo, capito, concederci il lusso di lasciare passare il tempo e di ignorare quello che dal punto di vista biologico e scientifico è chiaro. E in un ambiente, diciamo, naturalistico, anche molto prima, cioè gli scienziati che facevano ricerche su pinguini, animali in generale, che non hanno nessun interesse economico perché di norma fanno una vita veramente molto morigerata, senza la lira non è che hanno nessuna ambizione dal punto di vista di ricchezza acquisita, a rispetto di chi lavora sugli umani che tende a speculare. Sono 50 anni che dicono che ci sono degli aspetti che non quadrano tra aumento degli ermafroditismi, tumori negli animali, eccetera, per cui c'è qualcosa nell'ambiente che uccide, non può essere stress, perché l'animale medio selvaggio non soffre stress. A mio giudizio non nascosti dietro alcuni aspetti. E adesso non si può in nessun modo nascondersi dietro al discorso di mantenimento del sistema economico gestionale, perché non so quanti altri convegni possiamo fare come questo. La realtà è questa, c'è la speranza in qualche modo di ottenere qualcosa, però se non ci impegniamo subito verso i 60 anni che era un mondo molto peggiore di quello adesso, perché il trend è in ascesa, cioè una netta esponenziale, non è lenta. E quindi, insomma, è una cosa per cui vale la pena fare la rivoluzione non c'è. Diciamo che il passaggio di tempo è questo. Una settimana all'interno
considerati si diventa gravemente malati, di 200 una cosa, no? No, diciamo. Noi diciamo. Diciamo tendenzialmente si può fare un giudizio di questo tipo, vedere se c'è effettivamente una mobilizzazione lì e poi a quel punto l'intervento che già non è più di prevenzione, è diciamo più già andata una certa prevenzione e trovare un materiale più contabile. Questi sono i percorsi. Su Stato TV, la gente non sa praticamente nulla.
sicurezza, manca la notizia, in Italia c'è bisogno di un costruttivo e civile dibattito sul netto fenomeno ambientale a cui saremo tutti quanti esposti, compresi i bambini, anziani, donne di gravidanza e malati. Lo va fatto subito, in maniera responsabile, per spazzare quel movimento contro il silenzio, lanciamo una raccolta fondi per acquistare spazi pubblicitari, promuovendo una campagna di informazione. Vogliamo generare massa critica, smuovere la rete pubblica, parlando del 5G come possibile rischio sanitario, così come viene in America e in altri paesi d'Europa. Basta silenzi, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di tuo aiuto. Fallo ora, sostieni con contributo il progetto Stop 5G. Grazie. Ambientali, e il tipo che avete visto pochi giorni fa
sta facendo poi in questi giorni verso il governo, verso le amministrazioni comunali, verso i progetti istituzionali, e spero di prestare attenzione a una cosa, ossia di attendere le cose più scelte su quelle che potranno essere le conclusioni socio-sanitarie del 5-5 piuttosto che andare avanti e di modo così costruito e sentire anche considerato parlare di 1 milione di connessioni sinusali di ogni dato, parlare di una copertura multimodale del 98% di quella nazionale, significa non considerare quelli che possono essere le ripercussioni da un punto di vista oltre ambientale e anche sanitario. Voglio ricordare che la Conferenza Nazionale per la ricerca sul campo, di cui parliamo, thank you.
percezioni di quello che è. Una cosa importante che ha preso all'ultimo e con l'audio cielo poteva passare magari un po' inosservato, cioè il punto fondamentale non è essere contro il progresso tecnologico, cioè non è voler ritornare all'età della pietra, il punto fondamentale è che ci sono già degli strumenti che hanno delle possibilità che già superiori rispetto a 5G, tipo l'Hi-Fi un sistema di telecomunicazione attraverso le luci LED, qualsiasi luce LED specifica, chiaro, ma che potrebbe coprire appunto qualsiasi luogo illuminato con luce LED e consentirebbe una trasmissione molto superiore rispetto al 5G, ad esempio, con poi la possibilità di essere intercettato, cioè tutta una serie di anche vantaggi rispetto alla comunicazione radio frequenza e il cablaggio. Anche perché ci sono dei veri e propri controsensi, cioè si spendono milioni, le aziende spendono milioni per cablare, portare la fibra ottica nella città. La fibra ottica, uno spende migliaia di euro per portarla fino dentro casa, quando fa una ristrutturazione. Poi lì ci attacca il wifi che lo letta 100 volte qua la linea che arriva. Per cui il punto sensibile, che è quello di casa tua, lo mandi molto più lento del potenziale e quindi trasmette, ad esempio, 2-3 giga rispetto ai potenziali 100 che porta il cavo e si potrebbe semplicemente cablare, cioè far passare i fili dal modem in giro per casa, mettendo più prese, come fossero le prese della corrente. Cioè, non sono cose impossibili. In Inghilterra già 15 anni fa c'era stato un servizio di report. Ho messo wifi in una marea di scuole, perché è chiaro che è una cosa che tiene in mente, c'è cioè internet ovunque, è una cosa buona. Nell'arco di pochi mesi erano aumentate le emicranie del 40% nei bambini, hanno cioè, al di là dell'evidenza scientifica palesata attraverso studi internazionali, è chiaro che se vedo subito qualcosa e lo osservo, lo interrompo. Poi c'è qualcuno molto più sensibile, questo sono i bambini, perché non hanno il tessuto che abbiamo noi per difendersi dai campi elettromagnetici. E già considerate che i campi elettromagnetici non è che siamo in grado di eliminarli, perché ci siamo aumentati gli ultimi 50 anni con quelli sintetici. Per cui i chimici siamo in grado di eliminarli attraverso tutta una serie di diritti di disintossicazione. Il campo elettromagnetico ci passa attraverso tutti questi quanti siano noi. Cioè non esiste la difesa. Quindi bisogna investire su questi sistemi. Perché sono, tra l'altro è un punto paradossale, tipo appunto il discorso cavo e variabili, qui dalla mia TV e da male chiude, lì, questo era. È interessante quello che ci dice, ma a questo punto dobbiamo pensare che sono evidentemente le grosse aziende di telefonia che evidentemente premono degli investimenti per. Se non sbaglio per
5G. Quindi stiamo andando a montare queste antenne, perché i giorni non sono delle antenne che sembrano, no? Qui stiamo andando a distruggere a questo punto la salute dei nostri ragazzi, dei nostri nipoti, quello che vedo. Quindi bisogna intervenire, quindi se anche il senso di queste cose, se abbiamo sbagliato, cioè dobbiamo fermarci in tempo, non ha un senso continuare, perché evidentemente qualcuno potrebbe avere, non ben capito, non voglio dire qualcuno potrebbe avere interesse, ma qualcuno potrebbe non aver capito quello che è la pericolosità dei 5G, e quindi continuare a posizionare e a sovraccaricare le scuole, gli uffici e quant'altro. Questo è un punto, quindi fermiamoci, se questo è quello che ci avete detto, io mi farò tutto per cercare di fermare questo posizionamento di questa nuova tecnologia, e tenendo presente che c'è giunta una sfida e comunque una richiesta da parte di alcune associazioni, anche dei consumatori, dei medici, dei farmacisti, dei biologi, e la mia intenzione è quella di a questo punto convocare un tavolo e continuare a discutere, cercare di convincere chi pensa che questa sia soltanto una questione che va contro il progresso, contro questo. Quindi no, abbiamo la possibilità di tornare indietro, io direi di farci come voi, di fermarci, se siamo ancora in tempo per fermarci. Questa era una delle cose, però volevo fare un punto sulla situazione per quanto riguarda le malattie, le elettrosensibilità, MCS. Sono delle patologie che non sono riconosciute, almeno c'è un cammino verso il riconoscimento della legge di iniziativa, ma ancora non sono riconosciute se non fosse da due o tre regioni, mentre a livello nazionale non sembra che non ci sia un riconoscimento. Può essere misurato, anche non organico, anche lo psichico può essere misurato,
quindi in funzione di quello quasi è anche qualità o meno. Quindi, diciamo, io ti ho portato. Io per esperienza, io sono anche un immunologo, e su queste cose noi diamo una fase per una serie di motivi di degrado culturale che fa paura. Siamo tutti maestri, tutti sappiamo che sono delle pecore. Il livello di cultura generale fa paura, e c'è un degrado totale. E naturalmente, come è normale che sia, si producono quei guasti oggettivi che pensano poi sull'esistenza delle persone. L'emergenza che stiamo vivendo, io la chiamo così, è la inaffidabilità dal punto di vista della percezione delle popolazioni pure, delle istituzioni, che sono le nostre istituzioni, a tutti i livelli, perché sono state occupate veramente da delinquenti. Una politica collusa e corrotta ha prodotto questi guasti, ma è colpa di tutti noi, compreso io, che me ne sono scappato. Forse dovevo stare dentro e spaccarmi la faccia anch'io. Ma di fatto oggi viviamo questo dramma. Almeno facciamo la fotografia giusta, poi in medio ognuno se li trova. Ma se noi impazziamo, come lo dicevo l'altro giorno, io sono un coso per la xylella, come dire, un pentito. Perché i guasti che oggi abbiamo, non lo so se sarebbero stati uguali, i miei amici ambientalisti si incazzano con me se lo sentono dire, ma io non ho problemi, bisogna essere intellettualmente onesti. Quello, se il coso rimedio, il piano Silenti della prima ora fosse stato attuato. Certo è che quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutto, uno sfacelo totale. Ma almeno cerchiamo di riflettere e di capire perché non si ripetano questo. Le istituzioni, dove erano le istituzioni? Un fatto oggettivo. Ma anche la percezione delle giorni, della gente, cioè c'è stata una gara a scrivere libri sui delinquenti, i criminologi, i delinquenti, cose del genere. Cioè, siamo proprio alla follia totale. E un luce in futuro poi la questione dei vaccini. Ma stiamo scherzando. Dove la politica, il Parlamento, Renzi deve mettersi a parlare di vaccini. Cioè questo è proprio il profundis della società civile. È un degrado totale, non sbaglio, ma perché lei si sente il diritto di parlare di vaccini. Lei non capisce un cavolo, ho capito, come non ci capisco neanche io in quella frase lì. Quello è il patrimonio dell'umanità, è il patrimonio della umanità. Che poi c'è il delinquente, c'è una vita che sta facendo cose, c'è un pollino colluso che le vuole ficcare 30, 40, perché questo è un altro discorso. Ma che tutti si diventi, voglio dire, in questo contesto, io vedo anche che su questa tematica riflettevo, c'è una sorta di ideologizzazione. Si ideologizza la tematica, se si deve creare a battaglia. Quando qualunque argomento, secondo me, che riguarda l'NSC, fino ad oggi, che mi risulta, sono benissime, come non so graficamente, deve entrare nell'ambito delle patologie immunologiche, va bene? E con l'intolleranza. Non c'è bisogno di chiamare malattie ambientali, è un autogolpe, è un ideologismo. Sembra quasi, no? Una cosa ambientale,
i crismi già esistenti per i cosiddetti riconoscimenti. Io da immunologo ho lavorato ad un oncologo immunologo pure, prima di fare l'oncologia per 4-5 anni, ero con la Giulia a Roma, voglio dire, mi sono occupato pure di queste cose. E io dicevo, certo, sappiamo l'immunologia perché è complessa e difficile, mamma mia. Non ci capiamo niente, la medicina c'è ancora, sta battendo le prime lettere, perché siamo veramente ancora con qualche tassellino, ma con un po' di mosaico, cioè, ce ne vorranno anni e anni e anni. Ma queste cose sono già catalogate, non sopraffinamente, sono riconosciute. Quindi invece di chiamare, no, ma anche noi sbagliamo, come società civile, di ogni cosa dobbiamo fare una battaglia, una cosa. Cerchiamo di incarnare lì, esistono lì, cerchiamo di un approccio più positivo, più di fiducia verso le decisioni. Parlo uno che contro il mondo intero, ma mi rendo conto che così si sbatte e basta e ci facciamo male tutti se continuiamo così. Quindi io dico, pigliamoci queste istituzioni che sono quelle che sono, conquistiamocene, questo sì, è chiaro. Però, per Dio, cerchiamo di tenere, di rispettare determinate regole che sono frutto di anni e anni e anni pure di lavorare, si va, non lo so dove si va, ci si lamenta tutti e tutti. Anche qui si vede quello che è colluso e ha interesse a fare così, l'altro è quell'altro, eccetera. Beh, forse può stare da. Voglio dire, già con quello che esiste, con le regole che esistono, con i registri nosografici di classificazione delle malattie che esistono, già si possono affrontare tutti questi e metterli nell'arco giusto, voglio dire, di quelli che già esistono. Che poi è chiaro che con gli anni, voglio dire, ogni contesto assume poi contorni un pochino più ampi, più diversi, a mano che le conoscenze si aggiungono, però questo è normale. Però voglio dire, questo mi piace fare un discorso più generale, ecco. Dovremmo avere un atteggiamento più costruttivo e nonostante tutto, purtroppo, nonostante tutto, cercare di cominciare una pratica di fiducia istituzionale, se no qua non usciamo il governo, non usciamo il governo per Dio, e ci facciamo male. Scusate. Che ci sono più malati MCS che diabetici. Solo che i diabetici li puoi curare, i malati MCS non li puoi curare. Ecco dove stiamo facendo. Basta cambiare il nome, si può fare. Cambiare il nome, non li chiamiamo più così. L'intolleranza. L'intolleranza che è alle sostanze chimiche. Riconosciuto il come. Voglio dire, perché purtroppo oggi si è creato un pregiudizio pure, no? Come se queste cose presentate in quel modo, già visto tutti i suoi capisci che sono rotture di scatola, capito? Così è, così funziona, siamo così bassi. Mentre lo stesso caso clinico presentato in parole ancora, sì. No, è un consiglio
consiglio da uno di 67 anni che conosce vedere pure come va il mondo. Provate a presentarla davanti a tutti i contesti, è un consiglio di uno, col sintomo, senza dire poi malattia ambientale, che non esiste. Per
patologie correlate, ma non tipo l'artrosi o piuttosto che non so che cosa, che comunque sono riconosciute, ma non vengono riconosciute come MCS, come fibromialgia, come sindrome da persona, eccetera. E magari i sintomi ci sono, ci sono questi. Ho capito, ma io scrivo per una persona, glielo dico, te lo garantisco, che ha qualche che qui un momento di affida la diagnosi di fibromialgia, lui, quella persona va in 10 centri mondiali, avrà 10 diagnosi diverse. Questa la dice lunga sui limiti della medicina in certi settori. E questo si inizia a fare di fibromialgia. Diciamo che il 80% per la sindrome fibromialgica, giusto, l'80%. Si faceva, signora, si fanno ancora che risulta le terapie ex-antibiotici con la spirina, la storia, solo a tentativi da sei poi, vediamo se risponde, non potrebbe essere una cosa tecnologica. Il punto problematico è che il paziente si ritrova al centro di una leva, cioè tra l'incudine e un martello di un percorso scientifico in cui purtroppo, cioè, l'atteggiamento che domina è: se non ho ben definito il percorso patogenetico di determinare quella patologia, fino a quel momento la patologia non esiste. Troppo spesso, diciamo, si cade in questo problema. E tra l'altro, io volevo dire anche per quanto riguarda la nuova istituzione,
il comune, no? Che cosa? In Inghilterra c'è il Brexit Hospital, è un centro specifico. Punto è che è riconosciuta ci sono dei livelli quando c'è questo centro che c'è anche in Italia che è il Foggiano 30 che sì, dal punto di vista dell'NHS National Health Service riconosce la NSC che mi risulta magari fosse NSC che sarebbe la luce purtroppo è NHS quindi assistenza.
insistiamo però, anche tanto della politica, e quando dico politica intendo soltanto chi ricopre ruoli istituzionali, ma della politica in tutte diciamo, le sue articolazioni antisociali. Perché i problemi li affrontiamo quando poi magari ci toccano solo personalmente e non invece dal punto di vista sociale, quindi complessivo. E io sulla questione che si è parlato della questione dei campi elettromagnetici, io non ho nessuna competenza in seconda, per il semplice fatto che vivevo e vivo in un paese in cui erano presenti e sono presenti dei tradici come dei competitori, mi sono posto il problema, lo sono posto 30 anni fa. Cercando di sollevare la questione, ma come se avessi parlato in un, nel senso della stessa mia comunità, proprio, ma manco a preoccuparsene minimamente per dire vabbè, poniamoci il tradito degli amministratori alla realtà sociale. E ancora il problema sussiste, perché li affrontiamo, sono stati affrontati a partire da un convegno che abbiamo fatto insieme all'amico Giuseppe nel 95 sui campi di elettromagnetici a livello nazionale, proprio qui a Lecce nel 1995 ho parlato. Ancora la questione non si affronta che in termini di sommatoria delle criticità. Allora, in che misura un ripetitore che chiaramente magari sta nei limiti stabiliti, quindi viene autorizzato, però poi in termini di sommatoria, che non sono la sommatoria soltanto degli altri ripetitori che evidentemente si trovano nella zona, ma delle situazioni specifiche di dell'edificio, di quella scuola piuttosto che di quell'abitazione rispetto a come tutta altra, una serie di altre tecnologie che evidentemente poi concorrono a determinare un livello che molto probabilmente diciamo al di sopra della soglia non stabilita la legge. E allora l'approccio appunto non può che essere politico, no? E non di carattere medico, perché di carattere medico, anzi qui Giuseppe mi dice sempre, non ci dovrebbero essere l'assessore all'ambiente, no? Perché? Lo deve fare l'assessore al bilancio, l'assessore all'ambiente, lo deve fare l'assessore all'urbanistica, lo deve fare. Allora qui, caro assessore, ci dobbiamo, come dire, un po' girare la calza, non so come si suol dire, ribaltare un pochettino tutto, a partire da qualsiasi tipo di intervento che si va a fare sul territorio che evidentemente non si giustifica, a partire dal consumo di metro quadrato di suolo. Perché comunque quello determinerà un problema anche di carattere sanitario, di riflesso ambientale e sanitario. Cioè questo è quindi il paradigma questo. Cioè dobbiamo necessariamente invertire proprio l'approccio alle porte, perché oggi è stato sempre fino ad oggi il problema o di affrontarlo nell'ambito sanitario piuttosto cioè settoriale, no? E non invece olistico, complessivo in cui tutte le cose concorrono. E tutte le situazioni, tutte le azioni, tutti gli interventi, tutti i programmi di ogni organismo pubblico, tra l'altro, che poi in un pubblico determina anche il privato, determina le azioni del privato, non vengono mai ricordate nella loro complessità. Allora io mi permetto diciamo, di sollecitare la pubblica amministrazione ad un approccio appunto differente, anche in termini specifici per quanto riguarda il problema dei campi del G5, no? Perché possa essere diciamo, a livello regionale, piuttosto che nazionale, poi affrontato dal punto di vista normativo, considero. Cioè, le amministrazioni pubbliche possono, anche le amministrazioni comunali, possono fare le loro proposte di legge, possono fare le loro istanze, perché appunto di cui il discorso non rimane nell'ambito soltanto della lamentela, no? O dell'iniziativa di una situazione. Non dobbiamo scegliere diciamo, i nostri rappresentanti della loro politica
più che cosa, anche se non si cambia chi viene eletto nelle amministrazioni pubbliche e che ci sia evidentemente, siamo arrivati a questo punto di non ritorno, la rigorosità nel gestire la cosa pubblica dovrebbe essere buona. E qui non si permette di usare tanto ciò che non è che mi faccio facendo Giuseppe, ma tanto un po' delle ambientalisti che è qui in tempo, chiaramente usate e usate i cittadini del problema. E l'approccio laico che deve esserci una cosa, l'approccio laico che è un approccio di conoscenza innanzitutto, di ascolto, di conoscenza e poi di decisione. E invece è un approccio ideologico nel senso che io devo dire anche in regione a livello di casi di provincia sono stessato io questo è in cose di basso cosa non deve con tutto il credito per il dottore San Guidoni c'è un ricordo eccetera ma stavo scherzando che cazzo capiscono quello che ci mettono e che depressione enorme grande quanto una montagna la credibilità delle istituzioni scientifiche rigorose del governo italiano e del governo europeo, non della regione, che pigliano i nostri politici, signora, pur di avere un voto suo, e specialmente se c'è un'associazione, che pigliano in giro, vi dicono di alzate, vi dicono. Lo so questo fanno tutti i giorni e pigliano nel culo. Si può tagliare dall'uomo.